6 cose che forse non sai sulla Dacia Sandero. Quasi tutti credono che la Dacia Sandero sia arrivata sul mercato come mini Duster, ma la realtà non è questa. In verità la Dacia Sandero è nata prima. Ed è nata come Renault Sandero, vettura di segmento B, lanciata nel mercato sudamericano nel 2007. Successivamente poi la Dacia Sandero venne venduta in Europa con il brand Dacia. Seconda curiosità, lo sapevate che sia il mese di aprile che il mese di maggio 2023 la Dacia Sandero è stata l'auto più venduta in Europa? Terza curiosità, in Brasile nel 2015 arriva la Renault Sandero RS 2.0 con motore da 2 litri da 145 cavalli e un cambio manuale a 6 rapporti con particolare di colore rosso e sedili rinforzati, ovviamente con assetto ribassato e cerchilega da 17 pollici. Purtroppo questa versione sportiva non arriverà mai in Europa. Prima di conoscere le altre curiosità, non dimenticare di iscriverti per non perderti altri video come questo. Quarta curiosità, sapevi che la prima e la seconda versione della Dacia Sandero condividevano la vecchia piattaforma B utilizzata dalle prime Renault Clio, mentre dalla terza generazione la nuova Sandero utilizza la piattaforma modulare CMF-B, la stessa utilizzata per la quinta generazione della Renault Clio. Quinta curiosità, nonostante la sostituzione della piattaforma, la Dacia Sandero continua ad essere una delle auto di segmento B più leggere, anche perché la seconda versione pesava 1016 kg, mentre con la terza generazione, che ha delle dimensioni maggiori, si è arrivata a 1058 kg. Pensate che la Renault Clio pesa di più. Sesta curiosità, sapevate che la Dacia, per festeggiare i 10 anni di successo della Dacia Sandero, realizzò una Dacia Sandero Extra Limited Edition che apparteneva a una serie speciale a tiratura limitata? In verità si trattava di una Dacia Sandero Stepway che aveva un look più grintoso sugli specchietti e lo spoiler, con disegni sui fianchi che riportavano le luci di un equalizzatore. Chissà se la Dacia avrà intenzione di riproporre questo nuovo look anche sulla nuova Dacia Sandero per festeggiare il suo grande successo. E voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti e mi raccomando, se avete apprezzato questo video non dimenticate di lasciare un like e per non perdervi nuovi video iscrivetevi. Non mi resta che salutarvi e ci vediamo al prossimo video su YouTube. Ciao a tutti!